Benvenuti a questo nuovo format. Non potevamo farci mancare un personaggio che fino adesso è rimasto nell'ombra, ma dopo tanti anni di anonimato, ne conoscevate solo il nome, volevo mostrarvelo perché ogni tanto si offende quando lo definisco mio allievo perché nei risultati mi ha superato, però ci conosciamo quasi da ormai 20 anni. E soprattutto è uno dei pochi che in 20 anni di professione da consulente finanziario, avendo visto passare più di 1000 trader potenziali, perché è il caso di dire, è uno dei pochi che ce l'ha fatta. Il mio amico Livio. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora, questo format che oggi vede la sua nascita, perché è stato creato? Perché in rete mi sono accorto che manca proprio l'impressione di un trader professionista che deve vivere di trading e soprattutto magari usa un linguaggio molto più accessibile a tutti. Con questo non voglio dire che io sono aulico e Livio non lo sia, però è veramente il ragazzo di strada, perché è partito letteralmente da zero, che ce l'ha fatta. Per cui mi piaceva condividere con lui alcune impressioni sul mercato e rendere più fruibile a tutti quelli che vedranno questo video quella che è la situazione del mercato da inizio anno, perché è stato un mercato molto particolare. La prima cosa che ti voglio ovviamente chiedere, Livio, poi magari faremo anche uno special se tu sarai d'accordo sulla tua vita da trader, però oggi, visto quello che sta succedendo in Russia, tutti sono molto interessati a cosa pensi del mercato oggi, ma soprattutto se come me avevi anche tu avuto difficoltà a immaginare un mercato comunque così forte da inizio anno. Allora, come tu sai, noi sentendoci tutti i giorni parliamo tutte le sere del mercato e di quello che succede. Diciamo che forse noi due siamo stati tra i pochi che pensavamo che l'anno scorso, parliamo dell'autunno, il mercato non avrebbe chiuso a un meno 25%, quindi tu, ma forse un po' di più io, ho spinto un po' di più credendo appunto in un rimbalzo. Il problema è che fino lì ci è andata molto bene a tutte e due. Tu magari un po' meno di me credevi che potesse andare su e arrivare a questi livelli, quindi magari tu verso gennaio avevi un pochettino mollato, io ho tirato un pochettino di più, però poi obiettivamente non avrei mai pensato che da febbraio ci fosse uno stallo così che ormai dura da 5-6 mesi. E a me personalmente, come tu sai e come ne parliamo ogni tanto, o lo dico ogni tanto ai ragazzi quando sono in chat, mi ha messo veramente in grossa difficoltà, perché mi mette più in difficoltà un mercato in stallo così, che quindi non so che strada prendere, che un mercato che magari va giù al ribasso, che ti dà delle possibilità, e questo appunto no, perché qua ti trovi nella situazione che non sai se andare long, ma io personalmente parlo per me, long non ci vado, mantenere le posizioni in questo momento ho paura, poi tutto è relativo e dipende dai capitali che uno utilizza. Ecco, anche questo appunto c'è da dividere molto le cose, perché io e te siamo persone che col trading ci dobbiamo campare, cioè non possiamo permetterci di dire stiamo 2 mesi senza lavorare, perché è la fonte del nostro mantenimento. Ovviamente chi ha altri tipi di capitali può tranquillamente dire mi sposto dall'azionariato all'obbligazionario, specialmente in questo momento, e fare degli altri ragionamenti. Adesso poi, come appunto dicevi tu, sembra che ci sia questa svolta nel weekend, vediamo come va a finire. Personalmente, quello che penso, che ti ho sempre espresso, è che la guerra può essere da volano da una parte o dall'altra. Insomma, vediamo un attimino cosa capita. Ecco, questo è. Poi magari mi sono dilagato un po' troppo. Questo è No, quello no, che. no, 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 è un ottimo incipit. Però io ti volevo anche chiedere, le difficoltà che hai trovato e che ho trovato anch'io, sono quelle legate alla scarsità di volumi,
al totale o quasi abbandono dei titoli fuori dal FTSE MIB, che hanno fatto un po' la nostra fortuna, la tua più della mia, perché ho detto chiaramente che all'inizio hai, tra virgolette, imparato da me, poi sei stato bravissimo a crearti la tua strada. Tu, non è un mistero, sei un po' il re delle notizie, sei sempre quello che è sul pezzo, che le legge prima degli altri. Ma quello che intendevo dire, anche tu hai ovviamente trovato queste difficoltà, per cui tanti temi che nel recente passato magari ti hanno dato anche moltissimo, oggi causa i volumi così bassi e un po' quasi i listini concentrati solo sulle blue chips ti hanno creato dei problemi? Beh, certamente. Tu sai che io come memoria non ne ho tantissima, purtroppo tendo a perdermi. Certo, il mercato del 2021, specialmente sulle small cap, con i volumi che c'erano, comunque ti dava sempre la possibilità, bene o male, di salvarti. Sbagliavi un ingresso, ma il mercato era talmente forte che riuscivi a salvarti. Il mercato di adesso mette in grosse difficoltà. Io parlo per me, le size le abbassi tantissimo, perché purtroppo non puoi permetterti di andare dentro con 3, 4, 5, 10 lotti su un titolo, perché se per caso non va o per caso il movimento non è seguito da altri trader, rischi veramente di trovarti imbrigliato. Per quanto riguarda il discorso dei volumi, ne parliamo costantemente, e questo è veramente un grosso problema, perché i volumi sono fatti, questo a parer mio e a parere anche di altri, da più dell'80% da algoritmi. E quindi capisci che l'algoritmo, secondo me, era nato per dare liquidità al mercato, adesso è sovrastante ai volumi che fanno i piccoli. Quindi la difficoltà è veramente tanta, ripeto. Poi parlo per me, poi chi riesce a ballarci dentro, ben venga. Io trovo delle grosse difficoltà. Il mercato anche così, con pochi volumi e tutto, almeno per uno che opera come me molto aggressivo, o che perlomeno era molto aggressivo, è molto deleterio, perché porta a distrarti tanto, porta comunque è frustrante, ecco, questo sì. E penso che tutto questo possa cambiare. Adesso il market mover è il discorso della guerra. Poi, come ti ho sempre detto, questo è un pensiero mio, le fasi di mercato sono fatte da time frame che possono durare giorni, settimane o mesi. A memoria io non ho mai visto un mercato che sono 4, 5, 6 mesi che è stazionario lì, e questo frame secondo me è veramente lungo. Spero che cessi il prima possibile, perlomeno per darti la possibilità di poter fare qualcosa in più. E aggiungo io, oltretutto, il mercato small cap dopo un 2021 probabilmente di bolla è già più di un anno che è quasi morto rispetto a prima, perché i massimi fatti sostanzialmente nel 2021, oggi a livello di small cap, che può essere segmento star, che può essere growth, per alcuni titoli sono distanti anche di oltre il 50%, per cui la situazione in un tempo ragionevolmente breve si è completamente ribaltata. Però, se sei d'accordo, visto che abbiamo anche la possibilità di condividere lo schermo, per esempio adesso faccio vedere il FTSE MIB Futures, che oggi ho già analizzato sul video pubblicato sul canale, e se magari lo vuoi commentare mettendotelo anche tu per poterlo vedere. Io quello che ho notato, poi tu mi dirai se sei d'accordo, è che quest'area 28.000 ha dimostrato il mercato di essere un'area di resistenza fortissima, tant'è che non solo i massimi, quelli diciamo di marzo, bisogna considerare, ma se prendiamo un time frame mensile dobbiamo tornare allo scorso anno e vediamo che addirittura il massimo di gennaio 2022 è stato 28.095, per cui abbiamo questo 28.095, questo 27.970, e parliamo di febbraio 2023, 28.080, marzo 2023, e a giugno abbiamo fatto di nuovo 28.060. Sembra che però quest'area, oggettivamente, il mercato stia veramente facendo fatica a superarla, e poi abbiamo già visto che i target sarebbero addirittura di circa 1500 punti a rialzo. Tu cosa pensi in proposito? No, la penso come te, e a volte ti viene da dire,
caspita quanto sono stupido, perché sembrerebbero delle operazioni facilissime, quando il mercato arriva lì, vai short, shorti un FIB o shorti delle azioni, bene o male dovresti salvare. La volta che matematicamente lo fai, poi succede l'inverosimile, spacchi al rialzo. Sì, sembra tutto prevedibile, fin troppo prevedibile. Infatti ieri o l'altro ieri guardavamo anche i titoli del FTSE MIB e appunto notavamo che comunque sono tutti in trend ribassista, a parte forse, se non sbaglio, Ferrari e un altro titolo che non è un altro paio di titoli che non mi vengono. Beh, direi che anche se si sta un po' indebolendo, consideriamo che Unicredit ha fatto un nuovo massimo questa settimana, per cui è anche Unicredit per il momento un'isola felice, anche se qui dobbiamo ricordare che il titolo è un po' drogato dal piano di buyback che Orsel sta portando avanti in maniera convinta, però qui io, ormai lo sanno più o meno anche i muri, credo che siano risorse che mi sarei tenuto per situazioni diverse dall'attuale, dove comunque le banche, considerato il rialzo dei tassi di BCE e Fed, stanno comunque sovraperformando il listino, per sì, cui lo trovo un po' un'esagerazione. Calcoliamo che al momento della guerra, se non sbaglio, Unicredit era andato sotto gli 8 euro e mi ricordo che quando feci la scelta di andare pesante con delle call, avevo scelto Intesa San Paolo e non Unicredit, perché Unicredit era la banca più esposta in Russia. E obiettivamente averla vista, adesso non sono sicuro se era 7,5, comunque sicuramente sotto gli 8, e fare un buyback adesso a 20 euro per azione, viene da pensare. Poi Orsel, quello che guadagna, probabilmente se lo merita, quindi bravo. Sì, io l'ho definito un nuovo Marchionne, perché ha una narrativa che incanta i mercati fondamentalmente. E poi ripeto, c'è sempre questa incognita guerra che può andare da un verso o dall'altro, e se va dal verso sbagliato, quello che nessuno si immagina, che nessuno spera, e cosa facciamo? Non penso che anche con un buyback Unicredit possa... No, quello credo proprio. E obiettivamente è una riserva che ti sei sparato in un momento sui massimi, insomma, però... Sono loro là e forse saranno... No, ma infatti poi io stavo leggendo mentre aspettavo di fare questo video con te, e nemmeno le fonti più accreditate sanno realmente forse cosa sta succedendo, perché adesso una delle ultime voci dice che addirittura in realtà si sapeva già prima di questo tentato golpe, e addirittura Putin con alcuni emissari abbia contattato la brigata Wagner per dire fermatevi, dite che è una fake news e cerchiamo di risolverla così. Al momento quello che sta godendo più di tutti è Zelensky, perché ovviamente pensa in questo modo di poter fare qualcosa di buono a livello di riconquista di territori perduti. Ma qui dobbiamo occuparci di finanza, per cui ti faccio una domanda abbastanza scontata, che temo però non abbia una risposta facile. In tutto questo mercato così complicato, c'è qualche tema che stai seguendo, qualcosa che ti piace di più? O purtroppo, e non perché tu non ne abbia le capacità, ma è una questione di adattamento a quello che accade sul mercato, cerchi di giorno in giorno di trovare un tema, perché un'altra, magari ecco, mettiamo il grafico di un caso limite, un'altra problematica che sta emergendo in maniera importantissima è la mancanza di movimenti direzionali multiday. Adesso ho condiviso il grafico di Seri questa settimana, mercoledì, tu eri stato prontissimo, che poi non è stata neanche pubblicata su Borsa Italia notizia, a cavalcare il titolo più 16, poi giovedì meno 4,95, ieri meno 4,86, per cui la difficoltà credo che sia anche questa, cioè c'è un tema speculativo che parte ma non c'è quasi mai un seguito. No, sì, sono delle buttate che durano
una giornata, la stessa cosa l'avevamo vissuta su Innovatech e su Shuker, direi anche. E su Shuker. Ecco, Shuker, la mettiamo anche Shuker, così la facciamo vedere. 2 di giugno, seduta clamorosa da più 12,12 con le due acquisizioni e il nuovo piano industriale, salita anche il giorno successivo, il 5, e poi vedete che il titolo è sceso. Mettiamo anche Innovatech, che citava Livio, e anche Innovatech ha fatto in realtà qualche seduta in più, però adesso si sta spegnendo, e comunque Innovatech veniva anche da minimi importanti, perché Innovatech... Questo ti fa capire che molti trader la vivono la giornata, cioè molti trader come sono io, e non penso di essere l'unico, vivi delle giornate di frustrazione perché non riesci a far niente, quando vedi che c'è la notizia su un titolo, cerchi di fare quello, però se non a fine giornata, al giorno dopo, se vedi che non va, molli e te ne esci fuori. È questo il problema. Nonostante poi le notizie che ci sono rimangono, però in questo momento va così. Poi ci sono anche i temi dei titoli, dei titolini piccolini, micro titoli che prendono e partono, però io penso che lì... No, non mi esprimo neanche, personalmente, sì, certo. Non riesco neanche a cavalcarli. Perché Abbiamo parlato questa settimana, scusate se tengo i grafici sotto, ma così vedete ovviamente i riferimenti, di Ionix. Per esempio Ionix è clamorosa, ha fatto più 12,7% mercoledì, più 30% giovedì, più 11,65% ieri, però attenzione che è un titolo che viene da prezzi incredibili, perché valeva 6 Ionix. Per cui quello a cui si riferisce Livio è che quando un titolo da 6 va a 0, poi può fare anche il 50% in 3 sedute, ma sono sempre titoli dove è molto difficile andare a investire, perché il rischio è molto alto. Infatti sto guardando la candela del 21 giugno, dopo che ti vedi il titolo che scende, quella piccola candelina che è la prima è quasi un più 13%, e tu dici cosa faccio? Che poi intraday ha fatto anche più del 13%. Ci entro dentro, e se ti nega, ti va male, ma con quanto entro? La domanda è anche questo, cioè mesi fa potevi dire entro con sites che possono essere 5-10 mila euro, bene o male ti salvavi, ma adesso anche ipotizziamo che entri con una cifra che possa essere 10 mila euro, il giorno dopo te la nega, cioè buttar via 1000 euro ci impieghi veramente un secondo. C'è chi se lo può permettere, io per come sono sempre stato abituato non ho mai preso la borsa come una scommessa, quindi non rischio. Quindi ti perdi il primo più 12, il secondo giorno prende, vai su e ormai è scappata e andata. Come dici te, la miri. Cioè ci sono momenti dove puoi correre dietro un titolo, altri momenti, e ripeto, questa è sempre una mia idea, un mio punto di vista, dove non ho intenzione di farlo. Perché, ripeto sempre, perché alla fine sono anni che noi siamo dentro. Per l'amor di Dio, siamo dei buoni trader, non siamo i fenomeni nel trading li conosciamo, gente che guadagna cifre impressionanti. Noi siamo persone che si difendono, che hanno la possibilità di fare questo mestiere che gli piace, di levarsi delle soddisfazioni, di certo non siamo milionari, ecco. Però insomma, il punto che intendevo dire è che devo sempre cercare di preservare comunque il mio capitale, perché comunque se tu inizi a prendere una perdita, tu ti trovi a dover, uno, psicologicamente riprenderti, due, recuperare la perdita e poi poter guadagnare. Quindi, come dico sempre, meglio un mancato guadagno che una perdita. Ecco, questo è il mio punto di vista. Assolutamente d'accordo. Poi, siccome volevo che questo format fosse appunto più colloquiale e potesse interessare una platea di spettatori maggiori, vorrei anche che trattassimo dei temi meno specifici a livello di società quotate, a livello di bilanci, di analisi tecnica, ma aprissimo un po' gli occhi a chi volesse, anche se ripetiamo, una fase di mercato molto complicata, intraprendere questa carriera, perché in questo momento c'è anche una visione un po' distorta, soprattutto per quanto riguarda, per esempio, il mercato americano, il Nasdaq in testa, perché giustamente noi facevamo questa considerazione per cui è vero che oggi molti si esaltano per Nvidia, per quello che ha fatto Palantir, per quello che ha fatto
qualunque titolo del Nasdaq a larga capitalizzazione, però molti dimenticano che nel 2022 è stato un anno orribile per il Nasdaq, per cui ricollegandomi a quello che dicevi, dovendo vivere di trading, attenzione che la gestione di una posizione sul mercato americano, guardavamo l'MTA International, solo la volatilità che aveva una Tesla, che poteva avere oscillazioni di 15-20 euro, ripeto, euro perché MTA International. Quindi io credo che, e lo predico da tempo, che il fatto che anche tu sia rimasto affezionato, legato al mercato azionario italiano è perché, oltre che averti reso indipendente dal punto di vista economico e poter fare il lavoro che ti piace, ti dà però, a differenza del mercato americano, a questo punto vorrei che lo ribadissi anche tu, la possibilità di gestire più serenamente le posizioni, perché quando sei dalla parte sbagliata sul mercato azionario americano, le potenziali perdite diventano enormi. Noi abbiamo bene o male le bande di oscillazione e movimenti da più 20, più 30 in un giorno sono di solito molto rari e su titoli ultra sottili. Sì, diciamo che però ci sono momenti come adesso che invidi un pochettino il mercato americano anche per i controvalori di scambi che ci sono. Io personalmente ti dico, un po' come te, se tu capisci poco di PC, tu sai che io sono un gradino sopra, quindi non sono anch'io ferratissimo. E diciamo che per poter lavorare con titoli americani ci vogliono piattaforme comunque un po' più evolute e magari non abbiamo una grandissima capacità noi di poterle... Beh, anche la conoscenza della lingua inglese per le notizie, anche, banalmente. Sì, è anche la conoscenza effettivamente della lingua inglese. Io purtroppo, come dico sempre, io ho fatto la terza media, uno dei miei grossi rammarichi di non aver... Ecco, aspetta un attimo però, sottolineiamo questo aspetto, perché è molto interessante. C'è una pubblicità di un ragazzo che vende trading system, non voglio giudicarlo, anzi mi voglio ricollegare a quello che dice in questa pubblicità, dove parla di uno degli idoli di tutti i trader del mondo, che è Jess Livermore, che molti di questi trader in realtà hanno avuto risultati incredibili pur partendo da lavori umili. Ecco, c'è da dire questo, alcuni nostri amici top trader sono ovviamente laureati, però questo è un mestiere che fortunatamente permette di emergere anche a chi non dovesse riuscire a fare o non ha fatto un percorso accademico. Questo è una cosa molto importante. Ma, vuoi che nello specifico devo dire qualcosa di mio? No, nel senso, voglio che tu confermi quello che ho detto, perché tu ne sei l'esemplificazione, però mi sembra che anche... parliamo in codice. Rick non ha fatto l'università, per il primo che mi viene in mente, ma anche il Maraglio stesso, che comunque ha avuto dei risultati più che discreti, anche lui ha avuto un percorso tra virgolette simile al tuo, che è partito sotto la mia ala protettiva, poi ha allargato i suoi interessi anche per esempio ai futures DAX, Bund, Eurostox, e comunque è anche bello che partiamo tutti comunque alla pari qui. Dipende, fa la passione. Io non mi vergogno di dirlo, non ho mai letto un libro in vita mia, nonostante ci sono 4-5 libri che ho in casa, e vabbè, tu sai la mia passione delle auto così, e non sono mai riuscito a leggerlo, però penso di aver letto forse 20 edicole di quotidiani. Quindi purtroppo tutto fa la passione. Io, a posto di leggere un libro, preferisco mettermi lì la sera e leggermi magari 20 quotidiani. Quindi tutto deriva dalla passione. Dalla passione ti porta a fare completamente tutto. Ovviamente con dei limiti, certo. Aver imparato bene l'inglese, tu vedi che abbiamo avuto l'esempio anche di un ragazzo che conosciamo entrambi, che non facciamo nomi, che avendo fatto l'università e sapendo parlare l'inglese proprio... Beh, però il soprannome possiamo dirlo, Lormax, dai. Lormax, diciamo che lo sanno proprio in pochi. Insomma... lo salutiamo, ovviamente. Lo salutiamo. Anzi, magari una volta, se vuole, in questo nuovo format potremmo invitare anche lui,
se vuole parlare della sua esperienza, della sua nuova vita imprenditoriale, lavorativa. Lo so, perché lui è molto discreto, quindi... sì, vedremo. Chiederemo ovviamente a lui il permesso. Ecco, quindi però quello che intendevo dire è che la passione, come in tutti i settori, ti porta a fare tutto, quindi dove non arrivi con una cosa, ci arrivi con l'altra. Adesso però direi che potremmo anche parlare di un altro argomento che so interessa moltissimi che ci seguono: quanto purtroppo sia difficile diventare trader professionista. Io ne ho parlato anche in alcuni video, ho fatto quello sulla routine di un trader professionista. Vorrei che raccontassi un po' la tua routine tutti i giorni, quando ci si alza, che sembra banale, quanto si deve studiare e soprattutto sottolineerei il lavoro che si fa fuori dall'apertura dei mercati, perché comunque molti dovrebbero ormai saperlo, si fa veramente tanto a mercati chiusi, perché ci si prepara per la seduta successiva. Provo a interrompere così la condivisione dello schermo, così ti vedono a schermo pieno. Metà schermo. Anche no. No, beh, insomma, per avere più di 50 anni sei ancora un bel fiore, dai. No, vabbè, comunque inizia dalla mattina. Poi io personalmente ho la sveglia alle 6 del mattino. Tempo addietro ce l'avevo anche prima, anche verso le 5. Quindi, vabbè, almeno io personalmente mi sveglio molto presto, vado a fare colazione, poi inizio con la mia rassegna, guardarmi tutte le mie notizie, leggermi i giornali. Ecco, diciamo che in questo periodo la voglia è un po' calata, ecco. Però insomma inizia da lì, inizia a guardare qualche tema del momento, poi vabbè, ovviamente inizia la giornata di borsa, e poi una volta finita la giornata, diciamo che c'è la classica telefonata con te dove ci raccontiamo tutto quello che è successo, continui a guardare un pochettino i future, insomma, ecco, diciamo questa è la giornata. Diciamo che non fai le 8 ore classiche di lavoro, perché forse iniziamo più o meno alle 6:30, 7, e diciamo che fino alle 8:30 di sera. Fino a quando chiude l'after hour, perché poi tra l'altro c'è stata quell'operazione clamorosa che tu hai subito individuato su MFE, se ti ricordi, in after hour, che c'era quel fuori prezzo clamoroso in denaro, che era uno short, diciamo, abbastanza telefonato per un trader esperto. Allora, diciamo che sì, a parte che parte l'orario normale di borsa, poi c'è anche la sezione after hour. Dio, in questo periodo c'è veramente poco, però ci sono momenti, come quando c'è stata la pandemia o quando c'è stata la guerra, che anche in after hour a volte possono capitare cose interessanti. Sì, sì, che se puoi sfruttarle, le sfrutti. Diciamo che in questo periodo c'è stato, se non sbaglio, proprio cos'è, settimana scorsa... Telecom, non questa settimana quando c'è stata l'indiscrezione di KKR, ma qualche settimana fa c'era la possibilità di fare Telecom. Ma ecco, magari in after hour ci sono momenti dove si riesce a muoversi abbastanza bene, perché c'è qualche algoritmo, però bene o male quei volumi si riescono a scavalcare. Insomma, se ti interessa fare una roba, a volte ci riesci. Poi ci sono giornate come adesso che non si muove assolutamente nulla. Ieri ci siamo annoiati parecchio, bisogna dire la verità. Però adesso, prima di concludere questo primo nostro appuntamento, ci terrei però a che sottolineassi un ultimo aspetto, che è questo. E non lo dico per essere ruffiano nei tuoi confronti, perché vorrei che ne venisse fuori un qualcosa che possa servire a chi ci ascolta. Ed è una domanda che mi faccio da 2 giorni, 3 giorni, da quando abbiamo iniziato l'idea di fare questo nuovo format. Perché Livio c'è riuscito e tanti, e sai che io, lo puoi provare anche tu, non è una bugia, in 20 anni ne ho avuti più di 1000 clienti, forse 1200, 1300, sono veramente così pochi che ci riescono però a vivere di trading. Perché secondo me intanto ci vuole essere un attimino portati da una parte. Io faccio sempre l'esempio delle squadre di calcio. Ci sono i fenomeni, Ronaldo e Messi, che giocano dappertutto. Ci sono tu chi saresti nel calcio? Eh? Chi saresti nel calcio tu?
Io sono un povero D'Ambrosio dell'Inter, io da interista sono D'Ambrosio, sono un manovale. Quindi... No, io invece devo dire la verità, sono un po' più presuntuoso, bisogna avere una certa età, ma io mi ritengo un bel Beniamino Vignola. E qui ci vogliono i propri, perché Beniamino Vignola in realtà, se non ci fosse stato Michel Platini, sarebbe stata una mezza punta veramente molto forte. Volevo fare la battuta di Vignola, conosco solo le ciliegie. Ma... bravo, che ho pagato 13,8 euro al chilo alla cooperativa di fronte all'ufficio, non la cito perché magari poi da altre parti costano di meno e gli rubo i clienti. No, comunque Andrea, ritornando a quel discorso lì, bisogna anche capire un attimino, uno deve anche ragionare, pensare e sapere quali sono i propri limiti. Io non posso permettermi di pensare di essere come gente che tu conosci, che conosco anch'io come nome. Sono dei mostri sacri, so che sono più bravi di me, li ammiro, perché li ammiro veramente tanto, però sono consapevole delle mie capacità, non potrò fare di certo quei risultati per tante cose così, però insomma posso tranquillamente camparci di training. Ecco, l'importante secondo me è questo, uno non deve iniziare pensando di essere un fenomeno, deve iniziare a vedere come va, vedere le sue capacità e poi non superare. Darsi magari anche un tempo però, perché lo sai, darsi un tempo, nel senso che noi abbiamo visto tante persone che magari non erano così motivate, così con, diciamo, veramente la fame, perché purtroppo è brutto dirlo, ma tu sei stato anche un esempio, perché la tua attività non era più florida come un tempo, perché in un'altra vita eri ristoratore, hai diciamo sfogato nel trading tutte le tue ambizioni e ci sei riuscito. Ecco, bisogna avere fame per fare trading a certi livelli. Probabilmente Andrea, più che fame, parte tutto dalla passione, perché se anche fosse andato tutto come doveva andare, probabilmente la scelta l'avrei fatto ugualmente, avrei fatto la scelta di fare questo mestiere, ma per me era diventato una scelta, più che altro ero stufo di tutta la burocrazia che c'era. Questo è un lavoro che ti permette, ci sono i pro e i contro. Ad esempio, io parlo per me, l'attività che facevo ti permetteva di stare in mezzo alla gente, di essere sempre in mezzo alla gente, di essere un po' un giullare. Il lavoro che fai adesso a volte ti mette a lavorare in una stanza e stare attaccato a dei monitor. Ecco, quindi ti dico, ci sono i pro e i contro. Il pro, come dico sempre, è che non abbiamo commercialisti, non abbiamo varie tasse da pagare, ma più che altro è il discorso di doverci star dentro. Noi facciamo un lavoro che ogni 10-15 del mese, poi dipende dalla sim che abbiamo, non dobbiamo fare niente, in automatico ci viene detratto il capital gain ed è un bel alleggerimento mentale, ecco, insomma. Poi ci sono i pro e i contro, come in tutte le cose, quello che ultimamente ne parliamo, col nostro lavoro, se devi fare qualcosa, se non hai qualcosa intestato, ti tocca prendere e fare un bonifico e pagare tutto in contanti. Insomma, c'è il risvolto della medaglia. Però, insomma, ti dico, secondo me è un lavoro che chiunque potrebbe provare, però ti devi dare delle regole, perché comunque perdere i soldi è un attimo, devi darti dei limiti in tutto. Ecco, questo è un po' quello che mi hai insegnato anche te, che comunque io l'ho preso molto facilmente perché era anche, diciamo, nella mia indole, e invece abbiamo conosciuto tanta gente che ci ha provato e che non è andata, gente che ci ha voluto provare ancora nonostante sapeva che non ce l'avrebbe fatta e magari ha perso anche tanti soldi. Ecco, questo però penso che in qualsiasi lavoro uno fa, il rischio c'è sempre. Ecco, anche che tu ti metti con un'impresa, sei a partita IVA, non sai fare il tuo mestiere, rischi di fare il passo più lungo della gamba, ci impieghi un attimo a rovinarti anche lì. Insomma, alla fine siamo un'impresa di noi stessi. Noi. Ecco. È vero, e però bisogna anche considerare un ulteriore aspetto, che tu non hai mai avuto problemi in questo senso, peraltro, che un po' bisogna anche investire. Cioè, io sento che molti cominciano e magari usano un laptop e già mettere il monitor esterno gli chiedi un sacrificio. Tu, non è un segreto, investi tantissimo per avere le notizie, paghi tutti i mesi tanti soldi. Ecco, cioè, diciamo che
non è che il successo viene dal nulla, c'è la passione, c'è lo studio, ma bisogna anche investire per avere una postazione. Come in tutte le cose, come in tutte le cose, Andrea, perché non facciamo l'elettricista, quindi non devo comprare due camion, però comunque devi investire in tutto. Adesso io non so come sei messo, tu non mi ricordo, comunque la roba che ho io ogni 2 anni più o meno il computer li faccio, o li cambio o metto sempre aggiornamenti, come dicevi tu con le notizie, comunque costano tanti soldi. E a parte le notizie, tutti gli altri siti di giornali, insomma, nessuno ti regala niente, però insomma, quando lo fai devi pensare che lo fai come investimento sul tuo lavoro. Poi ci sono momenti come adesso che magari ti pesa pagare e dici, caspita, il tornaconto non ce l'ho ancora, però vabbè, insomma, fa parte del rischio che ci dobbiamo assumere. Poi ti dico, speriamo che questa fase di mercato finisca, che oltre a essere pesante è pesante anche per la stagionalità, perché comunque c'è caldo, tutti soffriamo di più il caldo, ovvio, è ovvio che in inverno stiamo più volentieri davanti a un PC, ma questo non conta avere l'aria condizionata o no, è tutto in generale, quando sei in inverno sei più tentato a starti a casa. Sì, poi le giornate sono molto più corte in inverno, e vedi le belle giornate di sole, ci sono qui davanti a un computer, se ci sto per avere un obiettivo che è guadagnare un determinato numero di soldi, è inutile girarci intorno, ci sto volentieri. Se penso che sto tutto il giorno al caldo e fuori sono queste giornate molto belle come oggi, anche se molto calde, ti dà anche un po' fastidio. Comunque ti stai molleggiando. Vedete però, nulla è stato preparato. Allora dovete sapere che vedete Livio come è tutti i giorni, nel senso che lui quando trada è uno spettacolo, anzi poi gli chiederò di fare un filmato un giorno, perché adesso è un po' che non lo vedo tradare dal vivo, perché prima veniva nella mia training room in centro Bologna, però un tempo stava anche con la testa quasi nel monitor. Quello lo fai ancora? O sei più staccato perché gli occhiali adesso? Ho gli occhiali adesso, non ho mai... Ah no, perché prima forse il calo di vista è stato perché lui entrava con la testa dentro il monitor. Ecco, mettetevi sempre gli occhiali. Io ho tirato fino a 48 anni senza occhiali, tirato finché proprio me li sono bruciati. Ecco, questo è un grosso problema. Adesso senza gli occhiali non riesco più a fare nulla. Comunque, noi siamo persone obiettive, per cui il successo di questo nuovo format lo decreteranno gli iscritti al mio canale YouTube. Ma voglio finire io con una domanda. Aspetta un attimo, fammi dire. Quindi, oggi è sicuramente il numero zero. Lo miglioreremo, abbiamo rigorosamente improvvisato tutto. Però, se non sarà gradito, cambieremo format. Perché, in realtà, vorremmo che diventasse un podcast con appuntamento fisso ogni sabato, perché ecco, questo fammelo dire, se dal lunedì al venerdì noi non postiamo, se non vedete mai video a mercati aperti, perché noi comunque nella vita facciamo trading, quindi se vedete tanti video a mercati aperti diffidate, perché il tempo non lo abbiamo. Livio stesso stava pensando di fare un canale suo e avrebbe il suo appeal. Anzi, magari scrivete anche questo nei commenti, però perché è più restio? Perché dice, io però devo tradare, non è che posso tutti i giorni a mercato aperto fare un contributo, perché magari le persone sarebbero interessate a vedere una notizia in tempo reale e io che entro. Però è molto alienante quello che fa un trader del livello di Livio, per cui questo appuntamento sarà ogni sabato. Poi decreterete voi se è un appuntamento che vi piace o non vi piace. Adesso lascio concludere Livio, che in realtà non è l'ospite. Quando abbiamo iniziato con questa idea dobbiamo ancora decidere però chi è Fedez e chi è Luis Sal. Quello non abbiamo ancora deciso. Io purtroppo, essendo così sovrappeso, non posso essere nessuno dei due, però diciamo che dovremmo anche valutare quello. Vai con la domanda. Ah no, ti devo rallentare il saltone. Ogni tanto purtroppo sì. Ma c'era bisogno di report? Allora, diciamo che io sono molto presuntuoso, tu lo sai, Bion io l'ho scoperta prima di Quintessential, anzi lo ricordo velocemente, dissi, ma è impossibile che questa società faccia questi numeri, perché
Astori e Cicognani hanno rinunciato a qualcosa come 100 milioni di guadagno dall'esercizio warrant. E poi, quando arrivi a capitalizzare più di 1 miliardo di euro, non rimani sull'AIM, oggi Growth Italia, cerchi di passare allo Star o addirittura alle mid cap, no? Diciamo che Sigfrido Ranucci si chiama, mi sembra, il giornalista, se avesse chiesto a noi, forse poteva uscire 3 o 4 anni prima quel servizio, anche 5. Non lo so, vediamo come evolve la situazione. Adesso anche lì è un tema interessante. Comunque, ricordiamolo, sono le società riconducibili al ministro Daniele Santanchè. Ma sai più che altro perché è un tema interessante? Non tanto il discorso Santanchè, lì poi vedranno loro cosa è successo, appureranno loro. Però è tutto quello che ci gira intorno, perché in realtà come quelle società ce ne sono tante altre. Quindi non so se venga acceso un faro. Beh, perdonami se ti interrompo, ma un altro aspetto di cui noi diciamo peste e corna da mesi se non anni è anche il tema delle obbligazioni convertibili, che comunque permettono a queste società di finanziarsi a discapito bene o male degli azionisti di minoranza, retail. E vedi, quello lì, Andrea, fa parte sempre di quello che parlavamo prima, del leggere, perché io ho qualche amico che conosco. A parte che, io ripeto, io non ho mai dato consiglio a nessuno, c'ho tanta gente che a me mi chiede, ma è normale questo quando presto un messaggio, ma tu cosa dici? Io non ho mai voluto dire nulla, né un amico né niente, io dico semplicemente, guarda, io non faccio cassetto, lavoro intraday, ma perché non mi va di avere responsabilità di nulla? Però senti magari qualcuno che conosci, dici, ma ho preso titoli così, beh, e ci sono le convertibili dentro. Vedi, lì basterebbe, quello che ritornavo prima, a leggere, informarsi e capire, e puoi evitare di perdere comunque soldi. È questo il discorso, di perdere tanto tempo, a parte la seduta di borsa, quello che viene dopo, leggere e guardare, insomma, guardare le notizie che escono, perché ti evita comunque di rimanere incastrati dentro, perché adesso, vabbè, il caso adesso è Visibilia, Bioero, chi, ma gente che ha investito qualche anno fa ha praticamente perso tutto. Questo è il discorso. Poi sai, c'è anche gente che ha la mentalità che dice, ma io vendo, io perdo quando vendo. Anche questo sarebbe un tema da toccare. C'è gente che fa i cassettisti e dice, ah, ma se io non vendo il titolo non ho perso, non ho consolidato la perdita. E tu sai come la penso io. Per me queste sono delle grossissime stupidate. Per me il patrimonio reale che tu hai è quello che la sera quando vedi il total. Perché tu puoi avere anche un'azione X a 10 euro e adesso ne vale 2, non puoi dire io vendo quando perdo. Il reale valore di quel titolo è 2. Come dire, io prendo una macchina che costa 50.000 euro, la vendo dopo 8 anni, cioè dopo 7-8 anni dico ho una macchina a 50.000 euro. No, non è così. Anche quello è un tema che fa parte della... Ma magari se avremo riscontro da parte della community, direi che uno o due temi così importanti, come anche quello fondamentalmente della gestione delle posizioni, nel senso che certe volte è meglio comunque chiudere in perdita, facciamo che magari non sarà così, però quante volte l'ho fatto io, ma credo che lo abbia fatto anche tu, lunedì i futures sono a -3, -4, vedi qualche titolo che invece ti apre sulla parità o in leggera perdita, chiudi subito tutto, prendi anche un piccolo loss e ti rimetti a lavorare con un portafoglio più liquido. Per esempio, un'altra soluzione interessante che molti non valutano è questa, cioè un trader deve prendere anche delle decisioni molto spesso in poco tempo, e queste decisioni devono essere come dire, non prese nell'incertezza, perché certe volte hai l'occasione in un determinato momento e poi non ce l'hai più dopo. Oggettivamente. Che oltretutto, vedi, questo che hai appena detto è successo proprio giovedì o venerdì, adesso non ricordo bene il giorno. Diciamo che 9 volte su 10 io faccio questa tecnica qua e mi va bene, nel senso, mi interessa un titolo, esce qualcosa di brutto, i future sono brutti, lo vendo e piuttosto lo ricompro più basso. Poi ci può essere l'eccezione, questo è stato, mi sembra, giovedì o venerdì con Telecom, che io la vendetti in asta, convinto di riuscire a prenderla più sotto. Ti faccio un esempio pratico. Giustamente tu ti sei lamentato di un'operazione che hai dovuto chiudere in perdita qualche mese fa, e mi riferisco ad Agathos.
Però oggi, se non avessi venduto Agathos e preso una parete abbastanza importante, la tua decisione sarebbe quella che ti ha fatto risparmiare ulteriori perdite o hai fatto male? A mia memoria hai fatto strabene. Ma, guarda, ti dico, Agathos sì, però c'è stato molto peggio. Nel senso, Agathos adesso non mi ricordo se era 06 o 07 quando pubblicò il discorso dei convertibili. Ma c'è stato peggio e mi ricordo sempre, perché questo aneddoto lo ricordo sempre a un amico, che eravamo a camminare insieme, era settembre-ottobre, adesso siamo 2023, 2022, deve essere stato il 2021, e lui aveva il vizio di avere Le Mondo TV, e Le Mondo TV contava intorno alle euro 20, e uscì il discorso delle convertibili, gli ho detto, guarda che ci sono le convertibili, no vabbè, ma fa accordo tutti i giorni, così qua. Mondo TV adesso abbiamo visto dove è andata a finire. Quindi sì, a volte, come mi hanno sempre insegnato, e io Mondo TV in quel momento ce l'avevo, come mi hanno insegnato, è meglio perdere un dito che una mano. Eh sì, la filosofia deve essere questa. Sì, sicuramente. Però anche se è stata molto piacevole questa discussione e spero che sia stato divertente anche per chi vedrà questo nostro video, per questo sabato ci salutiamo, perché anche tu mi accusi sempre, anche oggi l'ho fatto, di fare dei video fiume, per cui diamoci un limite e non annoiamo troppo. Ma devo chiudere con dillo alla mamma, dillo all'avvocato o no? No, non ancora. Prima di litigare. No, allora, diciamo che dillo alla mamma e dillo all'avvocato potremo farlo solo se questo diventerà un format di successo. Litigheremo, perché invece di essere un docente, perché già mi fai il difficile della mia futura costituenda scuola di trading, perché tu dici sempre che posticipo troppo, hai ragione, però a quel punto potremmo far partire gli avvocati, adesso non ancora. Va bene, dai, allora ti saluto e vi saluto. E aspettiamo nei commenti il riscontro a questa chiacchierata, che è un format che abbiamo deciso di fare, ripeto, perché non l'ho ancora visto in rete, per cui lo vorremmo continuare a fare ogni sabato e trattare anche dei temi specifici. Magari nei commenti scrivetemi anche gli argomenti che vorreste trattati nel prossimo episodio. Salutiamo tutta la nostra community.